Mini recensione richiesta tramite Patreon da Jacopo Baldacci, sì, che mi chiede di parlare del disco Siberia del 1984 dei Diaframma, ovvero esordio della band fiorentina, capitanata all'epoca da Fiumani alla chitarra, da Sassolini alla voce e dai fratelli Cicchi basso e batteria. Disco dell'84, un disco fondamentale, uno dei migliori dischi della musica italiana, secondo me assolutamente, pezzi come Siberia, appunto, Desiderio dal nulla, Amsterdam, Specchi d'acqua. Ci sono cresciuto, disco splendido ancora, poi c'era Sassolini alla voce che veramente era eccezionale, chiaramente il rimando al post-punk inglese, quello anche manchesteriano, è molto vicino, due o tre pezzi, i rimandi a Joy Division sono chiarissimi, però il Diaframma già in questo disco, che per me resta comunque il migliore, perché Sassolini per me era un grande a cantare anche quello dopo, ma questo è veramente un disco splendido, Amsterdam, che poi faranno anche in coppia con Lit Fiba, è un disco eccezionale per l'epoca, un disco che veniva in realtà in ritardo sulla new wave del resto del mondo e anche italiana, perché se si considera magari Garbo, se consideriamo i dischi del grandissimo Fausto come Suicidio, Poco Zucchero, già new wave, qui siamo un po' in ritardo, però è anche vero che la forza appunto espressiva dei brani c'è tutta, la musica è suonata veramente con intensità, i testi sono molto belli ed il disco alla fine risulta essere appunto uno dei migliori dischi italiani, un disco che nel suo essere così inglese in certe sonorità e in certo modo di testi, in realtà riesce anche a essere abbastanza mediterraneo per alcuni arrangiamenti, alcuni, diciamo così, momenti di melodia abbastanza particolari. Resta il fatto che Sassolini qui faceva un gran lavoro alla voce, che Fiumami riempiva benissimo con le sue chitarre, poi avevamo anche ospite alle tastiere e tutto il resto, ma il disco per me è veramente uno dei dischi italiani che più amo, è uno di quei dischi che ho ascoltato miliardi di volte, continuo ad ascoltare molto volentieri, perché lo reputo veramente un piccolo capolavoro della nostra musica, che naturalmente ha venduto molto poco, ma che con gli anni è diventato veramente un cult assoluto. Quindi grande band fiorentina Diaframma, specialmente all'epoca, specialmente per questo disco Siberia, che è e resta una pietra miliare della nostra musica ed è assolutamente un modo per far capire anche a noi e agli altri italiani che non siamo solo il paese del bel canto, ma anche della bella musica, quando insomma si cerca di sperimentare ed andare oltre, diciamo così, alla canzonetta classica italiana da Sanremo, che per me andrebbe completamente eliminata per legge. Detto questo, Siberia di Diaframma è veramente un ottimo disco che non deve mancare a collezione di nessun ascoltatore di musica pop e rock.